Buongiorno a Davide Giacalone per la rassegna stampa. Ciao Davide. Buongiorno, bentrovati. Oh, torna in edicola la Ragione dopo la pausa del weekend, il tuo pezzo in prima pagina dedicato alla Global Tax che fa tanto discutere ma al momento è inesistente, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Oggi dedichiamo l'apertura della rassegna stampa al lavoro, il piano per chi lo perde, titola la stampa in apertura. Letta, segretario del Partito Democratico, incontra Landini, Bombardieri e Sbarra, più sostegno agli autonomi, strumenti per reinserimento, il premier vede Salvini, subito riforma degli ammortizzatori, cresce l'assegno di disoccupazione. A te. Allora, la discussione politica si articola attorno alla questione del blocco dei licenziamenti, no? Se quanto prorogarlo, su che categorie, poi alla fine si troverà un compromesso, come si è già in qualche modo trovato. Allora, per questi settori sì, per quello no, per quelli che prendono gli aiuti non possono licenziare e così via. Ma al di là di questa, diciamo così, tecnicalità interna alla mediazione, ma c'è qualcuno sul serio che è convinto che il blocco dei licenziamenti salva i posti di lavoro? Cioè, qualcuno ragionevolmente, pensando, cioè, senza farsi influenzare la parte politica, lascia perdere. Uno pensa da solo, ma veramente il blocco dei licenziamenti può salvare i posti di lavoro? No, perché se no uno fa una legge sul blocco delle morti e così non abbiamo risolto i problemi della sanità, del Covid, no, è proibito morire, quindi il problema non si pone. Noi abbiamo... già prima del Covid una partecipazione al lavoro largamente più bassa della popolazione attiva, naturalmente, quindi esclusi i bambini e i pensionati, della partecipazione più bassa rispetto alla media europea, cioè lavoravamo in troppo pochi già prima. Sono stati persi nella stagione del Covid 814.000 posti di lavoro, 814.000 posti di lavoro. I disoccupati sono aumentati di 175.000 unità. Ma scusate, ma se è diminuito di 814.000 i posti di lavoro, com'è che sono aumentati solo di 175.000 i disoccupati? Cioè significa che 640.000 unità le abbiamo perse, che fine hanno fatto, dove sono, come vivono? Quindi devi porti il problema di come funzionano i cosiddetti ammortizzatori sociali o welfare state, ma è stato sociale, chiamalo come te pare, insomma, diciamo, i trasferimenti dalle casse dello Stato al mantenimento delle persone. Che significa il trasferimento dalle tasche di chi paga le tasse e chi paga i contributi sociali? Perché poi quello è il senso di quello che cerchiamo di sostenere oggi sulla Ragione. Occhio che si dice che è la stagione nella quale lo Stato deve dare e non deve prendere, però questo mese tocca pagare, mese di giugno, mese di scadenze fiscali, dall'IMU all'IRF, ci sono una serie di scadenze, quindi tu trasferisci da quelle tasche alle altre. Pensi così di salvare i posti di lavoro? Perché questa, siamo nel campo della superstizione, nel senso che non funziona in questo modo, dovresti ragionare su come si cresce. È come se tu pensassi al presente senza riuscire a ragionare di futuro. Ecco, questo è quello cui assistiamo. Naturalmente non sarà questa la scelta del governo, perché invece tutta la strategia che ruota attorno al recovery e creare posti di lavoro per il futuro, che è l'unica cosa seria che si può fare. Nel frattempo tu devi tutelare i lavoratori, non i posti di lavoro. Davide, ci sono alcuni quotidiani che hanno scelto di aprire con questo piano per la cyber security in Italia. Repubblica titola "Uno scudo anti-hacker", entro un mese la gara per trasferire i dati di 180 enti strategici in un cloud a prova di incursioni, perché poi ieri il ministro Colao ha lanciato una sorta di allarme dicendo che il 90% dei server delle pubbliche amministrazioni sono obsoleti e insicuri. Il Sole 24 Ore fa un'apertura simile, parte il piano per la cyber security, a luglio la gara per scegliere il gestore del servizio e in lizza ci sono un po' i nomi che ci aspettiamo: Team Google, Cassa Depositi e Prestiti, Fincantieri Amazon e Leonardo Microsoft. Allora, la questione è più semplice e al tempo stesso un po' più drammatica di quello che si creda. Allora, tu hai un telefono e hai un computer. Se scrivi sul telefono aggiungi il mio numero di telefono, aggiungi un mio recapito, in cloud sul tuo computer viene aggiornata quella banca dati, no? Automaticamente viene trasferito dall'altra parte. Poi sei su un social magari che hai autorizzato a connettersi e c'è una manifestazione il giorno 25, tu dici ci sarai? E lui dice ci sarò.
E quello te lo mette nel calendario, dice guarda che hai appena finito di dire che il 25 ci sarai, tu lo cancelli al calendario dicendo stavo mentendo, ma però lui automaticamente ti riconosce quel tuo impegno, cioè le banche dalle dati sono interoperabili. Noi abbiamo creato 180 silos della pubblica amministrazione, variamente intesa perché sono banche di diversa natura, che non comunicano fra di loro, cioè tu cambi il mio numero di telefono da una parte e quello dici io però al computer non glielo dico, vediamo se lo scopre da solo che ha cambiato telefono. E quindi o tu ti metti a cambiare il mio numero ovunque tu l'abbia scritto e poi magari ti dimentichi da me e il giorno in cui ti serve prendi quello sbagliato, oppure il sistema non funziona. Perché? Perché si è investito in digitalizzazione anziché per fare quel che è ovvio, cioè quello che fa il servizio normale del tuo telefono, col tuo computer, con le tue banche, col tuo tablet. Anziché investire così, abbiamo investito per blindare le burocrazie. Ora, non solo si è fatto questo, ma per giunta adesso sono, diciamo, delle baracche che perdono acqua, nel senso che non sono sicure. Allora, Colau, che se ne intende di queste cose, visto il consigliato che ha fatto l'amministratore di Vodafone per tanti anni, Global per tanti anni, dice, portiamo tutto su un cloud sicuro, che significa tutelare i dati degli italiani. Dico, aggiungo, ma immagino gli sia già venuto in mente, nel trasloco rendili interoperabili. Cioè facciamo finta, perché uno non può scoprire che il reddito di cittadinanza è stato dato a uno che ha fatto la domanda dal carcere perché nessuno sapeva che era in carcere, perché c'è un limite anche al senso dell'umorismo. Così l'algoritmo spia ci segnalerà al fisco, con il recovery arriva il sistema che monitora le nostre spese e che può etichettarci come sospetti evasori. In taglio alto sulla strage del Mottarone, la Jeep garantista rimossa dal caso Funivia, la giustizia litiga anche su 14 morti, scrive il giornale, la procura annullare le sue scarcerazioni. A te Davide. Ragazzi, è una scena che non si può vedere, perché allora la questione tecnica, diciamo, è che in Italia, per chi non lo sapesse, il giudice è preordinato, cioè non è, mentre in procura chi fa le indagini, insomma, chi c'è di turno, chi fa, ma chi deve giudicarmi, e quindi anche chi ha la responsabilità dei giudizi intermedi come il giudice di indagini preliminari, è preordinato per legge. Cioè una cosa che succede mercoledì 15, che va davanti a un giudice mercoledì 15 per la prima volta, a un giudice che è stabilito prima, perché è assolutamente ovvio che se no qualcuno si sceglie i giudici oppure peggio ancora dalla parte del tribunale scelgono chi deve fare, non si può fare. Allora, quel giorno lì per Mottarone, quando sono state chieste le convalide degli arresti, sarebbe dovuto essere un giudice di indagini preliminari, che però in quel momento non c'era, non è molto interessante sapere perché, è stato sostituito da un supplente che ha preso in carica l'indagine. Cosa succede quando il supplente inizia le indagini? Inizia l'operazione di controllo delle indagini, quindi degli atti conseguenti, vi compresi le custodie cautelari, tutte le misure cautelari. Poi, quando rientra l'altro, riprende il possesso della cosa o continua? Io ho sempre pensato che hai saputo che continua, nel senso che ormai si è occupato di questa cosa, anche perché se tu metti tanti a fare la stessa cosa del giudice di indagini preliminari, diversi soggetti, poi domani avrai dei problemi a creare il giudicante, per il semplice motivo che ci sarà l'incompatibilità in capo a più persone. E invece il tribunale ha deciso diversamente, il presidente del tribunale ha deciso diversamente, restituendo la pratica al titolare. Molto bene, molto male. Questo è uno scontro fra magistrati, portato sulle pagine dei giornali, con gli avvocati che fanno da spettatori e noi tutti cittadini francamente basiti a guardare una cosa di questo tipo. Non lo dico perché magari se lo ricordi qualcuno quando domani dovrà dire, dice no perché i processi vanno in prescrizione, perché gli avvocati, i cavilli, no, questa è una roba che come sempre è tutta creata fra magistrati e non è una bella scena. No, decisamente no.
Andiamo sulla prima del Corriere della Sera. Entro settembre saranno vaccinati 8 italiani su 10, poi blocco dei licenziamenti solo per i settori in crisi, ne abbiamo già parlato. Ancora la scomparsa di Epifani, addio Epifani il laburista, ma la parte più significativa dal punto di vista fotografico della prima del Corriere è dedicata a una bella foto del volto di Saman Abbas, questa ragazza pakistana diciottenne che evidentemente ormai insomma, i contorni di questa vicenda si stanno facendo sempre più chiari, è stata evidentemente strangolata dallo zio su richiesta della famiglia. La lite, la trappola, il video, le ultime ore di Saman, questo è il titolo. Così lo zio Danish terrorizzava tutti, la cultura diversa non è mai un alibi, e poi sono le parole del sottosegretario Scalfarotto. A te Davide. Allora, c'è una giornalista e femminista storica come Ritan Armeni che si rimprovera, oggi rilascia, lo ha fatto ieri, poi oggi rilascia un'intervista al giornale, si rimprovera dicendo beh insomma c'è stato troppo silenzio perché se fosse stata una ragazza italiana a avere subito quella sorte, italiana diciamo è cresciuta alla cultura italiana, mettiamolo così, poi non so, politicamente corretto è difficile pure parlare, saremmo stati tutti molto più sensibili. Io non lo so, a me sembra molto più importante questa, posto che naturalmente i morti ammazzati, ma ci mancherebbe, cioè speriamo che vadano in galera, che siano portati davanti a un tribunale, condannati i colpevoli riconosciuti tali e portati in galera. Ma il caso di Saman ci pone due problemi. Quello generale è ovvio, cioè ma ti pare che ammazzi, cioè, vuol dire, non c'è ragione al mondo per la quale possa essere giustificato uno strangolamento. Ma ci pone l'altro problema che un caso diciamo tra virgolette normale non ci porrebbe: ma perché io devo rispettare le culture degli altri? La risposta è sì, certo che io devo rispettare la cultura degli altri e devo rispettare anche la fede degli altri, ma ci mancherebbe altro, di tutti, quale che siano le convinzioni, i costumi e la fede, sotto il rispetto della legge, sotto, non sopra, sotto il rispetto della legge. Qui quel costume lì è illegale, è un crimine, è un reato, si va in galera anche senza strangolare, poi se lo strangoli siamo omicidio, quindi abbiamo raggiunto il top. Ma questo è importante, e non è vero, si aprono le orecchie anche le comunità musulmane, perché non è giusto difendere quella roba, perché non ha nulla a che vedere con i dettami della fede. Quella famiglia di assassini hanno ammazzato non per la fede, ma per un costume tribale intollerabile che per il solo enunciarlo dovrebbe andare davanti a un tribunale. È chiaro questo? Quindi si rispetta la fede, è certo che si rispetta la fede. A parte il fatto che se poi vengono domani un gruppo di adoratori di Montezuma e dicono noi saliamo sul cima della piramide e buttiamo un bambino per un neonato per la sacrificio, dice oh avvertitemi che vi mando la polizia prima, vi sbatto in galera e chi se ne frega di Montezuma e di tutto il resto, o no? Perché questo è uno stato laico dove vale la legge. L'apertura del Sole 24 Ore l'abbiamo letta poco fa, ce ne siamo occupati. A fondo pagina, autostrade ai Benetton bonus da 5 miliardi. Ripartiamo da qui, Davide. Allora, ve la ricordate quella che di noi ritiriamo subito la concessione ai Benetton, che poi era l'autostrade per l'Italia, per la verità, insomma, di cui erano largamente azionisti la famiglia Benetton. Basta, li cacciamo fuori subito. Siamo all'indomani del crollo del ponte di Genova e qui ci eravamo permessi di sostenere, guardate che state prendendo una cantonata, la questione non può essere affrontata in quel modo. Lo ricordo con simpatia con i nostri simpatici ascoltatori che ci mandavano dicendo servi dei Benetton, e va benissimo, d'accordo. Dopodiché si sono accorti, effettivamente eravamo all'epoca del governo Conte 1 per intenderci, Movimento 5 Stelle Lega, poi si sono accorti che effettivamente era una cantonata, cioè che in quel modo lì non andavano da nessuna parte, infatti non hanno ritirato niente. Però per non fare proprio una figura inguardabile, dicevo, però bisogna farli uscire i Benetton. E allora hanno messo la Cassa Depositi e Prestiti a trattare per l'uscita dall'azionariato della famiglia Benetton. Solo che a quel punto erano obbligati a farli uscire, che è una posizione di vantaggio per i Benetton. Morale della favola, dopo qualche tempo, eccoci arrivati alla conclusione. Il Sole 24 Ore, cioè non è un giornale diciamo di battaglia per chissà quale regime, dice ai Benetton un bonus di 5 miliardi
e lo Stato dà 5 miliardi per ottenere questo e si accolla 11 miliardi di debito della società. Oh, come servizio non c'è male, diciamo, il fatto che sia stato fatto inconsapevolmente al mio paese è un aggravante. Lo è. Andiamo a pagina 16 del Corriere. C'è una storia di cui vogliamo parlare, peraltro insomma siamo in qualche modo direttamente coinvolti perché la nostra Ivana Faccioli si trova sul posto e poi questa mattina ci collegheremo in diretta con lei. Il titolo per entrare in tema è "Non lasciateci qui, ci uccideranno. Roma aiuterà gli interpreti afghani". Cosa sta succedendo? Di fatto che oggi verrà ammainata la bandiera della missione italiana, verrà smantellata la base italiana di Herat, appunto in Afghanistan, ci sono una cinquantina, i numeri non sono certi, ma dovrebbe essere una cinquantina proprio di afghani che hanno fatto da interpreti per tutto questo tempo all'Italia e che davvero rischiano di essere considerati traditori e quindi insomma ammazzati. Ci racconti un po' la situazione? Noi non siamo andati, le nostre truppe non sono andate in Afghanistan, dove hanno fatto un lavoro eccellente. Guardate, ogni volta che parliamo della presenza di militari italiani all'estero, alziamoci in piedi, togliamoci il cappello, perché fanno un lavoro straordinario. Poi dopo, per carità, si può criticare le scelte politiche, ma non le fanno ovviamente i militari. Noi non siamo andati in Afghanistan perché non sapevamo cos'altro fare o perché volessimo risanare l'Afghanistan dai talebani. È stata un'operazione internazionale nata all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle, per intenderci. Dopodiché il presidente Obama annunciò che ci si sarebbe ritirati. Trump affermò subito dopo di lui che lui si sarebbe ritirato. Biden si ritira, cioè la continuità è totale, ci si va via. Naturalmente, andando via gli Stati Uniti, vanno via tutta l'organizzazione della NATO, di cui noi facciamo parte, che è presente in loco. Qual è il problema? Come sempre, quando te ne vai senza avere vinto e senza avere ristabilito alcun particolare equilibrio o ordine, è che tutti quelli che più civilmente si sono dedicati a collaborare con te diventano quelli più a rischio. E non sono solo gli interpreti, non ci sono solo gli interpreti, c'è un sacco di gente, ci sono un sacco di donne che si vedranno che come nella Kabul di un tempo giravano normalmente, che adesso verranno a tornare i talebani e quindi cominceranno intanto a rispolverare il burka e compagnia cantante. Questa roba qui è una roba triste, perché tu lasci sul campo indifesi quelli che sono stati dalla tua parte, e non è una bella pagina per nessuno di noi. Cambiamo decisamente argomento, Davide. Una pagina piena di dolore, la 15 della Stampa di oggi, il sogno spezzato di Michele Merlo, dolore e polemiche dopo la morte, che ingiustizia morire così a 28 anni, dice Ermal Meta. Insomma, al suo ricordo si accodano, no, tutti quelli di tanti artisti, c'è Luca Dondoni che raccoglie ad esempio le parole, le lacrime di Maria De Filippi, che dice: "Buon viaggio ragazzo speciale, mi porto dentro la tua sensibilità". I familiari dicono l'hanno rimandato a casa dal pronto soccorso, l'azienda sanitaria locale di Bologna ha avviato un'indagine interna. A te. Naturalmente, no, ovviamente non facciamo il medico e soprattutto in questo caso l'oncologo. Leggo su vari giornali dichiarazioni di oncologi che dicono che anche questa micidiale leucemia, in realtà, se diagnosticata per tempo, è curabile addirittura nel 95% dei casi. Credo diagnosticata molto per tempo, ripeto, sono ignorante, perché le leucemie da giovani, nella nostra esperienza umana, non senza cultura particolare, sappiamo che purtroppo sono molto veloci. In ogni caso, questa persona ha avuto certamente un errore di diagnosi. Se questo errore di diagnosi rientra tra le cose che possono capitare o tra quelle che non devono capitare o tra quelle che è proibito che capitino, credo che l'accertamento sicuramente sarà fatto dalla procura, non vedo chi altro possa stabilirlo. Davide, prima di salutarci, un saluto, un tuo pensiero anche su Epifani, il laburista lo definisce questa mattina il Corriere della Sera. Epifani, esponente storico della CGIL, era socialista. Era un socialista riformista, quindi diciamo nella CGIL rappresentava in qualche modo la parte avversa agli ideologici comunisti, che erano suoi compagni, diciamo, quindi doveva essere in qualche modo la sinistra post-comunista.
è stato nel PD, alla guida del PD credo qualche mese, adesso non so con precisione, ma stiamo parlando di pochi mesi, e poi se n'è andato direttamente dal PD, quindi purtroppo ieri se n'è andato da questa vita, ma da questa politica se n'è andato da un pezzo. Credo che si sentisse strano abbastanza, lui era ancora, diciamo, in LEU. Però pensate che cosa il riformista socialista della CGIL oggi si ritrovava in una formazione che non è certamente estremista, ok, ci mancherebbe altro, ma che non è neanche il grande partito della sinistra riformista che mancava allora e, almeno a giudizio dei Epifani, manca. Termina qui la rassegna stampa di oggi. Davide Giacalone, grazie per il momento, buon lavoro, ci ritroviamo domani mattina 7:10. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti. Beh, sono alcuni giorni che, insomma, non siamo troppo contenti tutti del meteo, si è arrivati anche a temperature importanti, direi quasi estive, ma ancora l'Italia viene flagellata qua e là da pioggia, da maltempo, insomma. C'è un peggioramento quindi delle temperature e dello stato generale del meteo. Questa mattina abbiamo un ospite che accogliamo con grande piacere, il meteorologo Luca Mercalli è con noi, buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buongiorno Mercalli. Allora, è vero, è proprio così, assistiamo a una vera e propria inversione di tendenza. Che cos'è dovuta? Inversione di tendenza? Spiegatemi che cos'è. Un cambio di rotta, chiamiamola come vogliamo. Cambio di temperature, intendevi Enrico, sì. Cioè, temperature un po' più fresche. Ma abbiamo avuto una primavera effettivamente molto fresca su tutta l'Europa centro-occidentale. È la primavera più fresca degli ultimi 30 anni. Però chiamarla inversione di tendenza è assolutamente fuori luogo. Primo, perché è un fenomeno passeggero e temporaneo. Secondo, perché è locale. Cioè, a livello mondiale non è che fa più freddo, è soltanto una piccola area rispetto all'intero globo che purtroppo continua a riscaldarsi. Anche i dati globali di maggio e della primavera nel complesso mostrano un segno più. E invece sull'Europa abbiamo avuto una persistenza di aria fredda artica che è scesa più in basso del normale. Dall'altro lato, con una bilancia che è andata giù sul freddo sull'Europa, la Russia ha conosciuto invece una primavera caldissima, con temperature che hanno superato più volte i 30 gradi a Mosca. Quindi anche questo per capire come si bilanciano poi certi estremi a livello globale. Adesso sta per cambiare tutto, nel senso che abbiamo ancora una settimana, 10 giorni di tempo non molto caldo, con frequenti temporali. E sembra che poi, dopo la metà del mese, arrivi poi anche il caldo. Arriva il caldo che molti attendono, insomma, quest'estate, visto che è la scorsa. Non c'è troppo, poi esatto. Se telefonerete fra 15 giorni per lamentarvi. Ma questo lo chiediamo a lei. Sarà un caldo troppo quello dell'estate 2021? C'è l'ipotesi, allora, che si vada a temperature importanti? Sì, l'ipotesi c'è, nel senso che cominciano a essere disponibili le previsioni cosiddette stagionali, cioè quelle che valgono non soltanto per una settimana, come siamo abituati, ma ci danno una proiezione affidabile anche per un paio di mesi. Però siamo agli inizi di questi prodotti previsionali, cioè sono ancora molto incerti. Gli ultimi disponibili dicono che potrebbe essere un'estate parecchio calda sul Mediterraneo, però non ci spingiamo oltre, non ci sono altri dettagli. Ci aiuta a capire anche le cause, no, che portano queste estati ad essere sostanzialmente sempre più calde? Insomma, molto lo possiamo immaginare è dovuto, se non la gran parte, al riscaldamento globale, sul quale lei si è espresso molto bene dopo l'accordo dei leader dell'Unione Europea. Ci fa un quadro su questo? Ma allora, a livello locale le cause sono legate al fatto che gli anticicloni caldi del deserto del Sahara tendono a spostarsi verso nord, quindi arrivano questi rigonfiamenti dell'aria calda sahariana sul Mediterraneo settentrionale e ci portano queste ondate di caldo che magari 30 anni fa sfioravano appena la Sicilia, la Puglia, adesso invece arrivano a coinvolgere il Belgio, la Germania, l'Inghilterra, quindi ricoprono con la loro bolla di calore una regione molto più ampia, portandoci delle temperature da noi poco frequenti. Il primo caso di questo genere è stata l'estate del 2003, è la prima volta in 250 anni di rilevamenti nei quali si toccano i 40 gradi in pianura padana. Dopo il 2003 diventa un fatto quasi un anno su due, si può dire. La temperatura più alta attualmente raggiunta in pianura padana sono i 43 gradi di Forlì, sì.
nel agosto del 2017. Mm. Ora vedremo che cosa adesso succederà, vediamo. Ma tutte le proiezioni ci dicono che la frequenza aumenterà perché il riscaldamento globale non farà altro che rinforzare questo genere di strutture. Mercalli, lei in pochissimi secondi però una specie di soluzione al riscaldamento globale l'ha trovata, l'ha scritto in un recente libro legato proprio all'andare, andiamo in montagna, dice lei, così saremo tutti più felici, salveremo i territori e avremo meno caldo. La montagna è un po' una soluzione? Dove si può, l'Italia ha tantissime montagne, ha il 70% di territorio tra collina interna e montagna, quindi l'idea è quella di sfruttare aree che si sono spopolate per abitare quando si può, con il telelavoro, usando le seconde case magari un po' abbandonate, neglette negli ultimi anni, per fuggire al caldo e non dover usare il condizionatore in città. Molto bene, grazie a Luca Mercalli, meteorologo, per essere stato con noi e insomma ci auguriamo di sentirla presto, naturalmente se le andrà. Buona giornata. Buona giornata. Buona a presto, giornata. A presto. Allora, 7:54 minuti, abbiamo capito che non è un'inversione di tendenza, invece insomma, secondo il nostro esperto Luca Mercalli, invece noi eravamo almeno francamente ero convinto di sì, perché insomma, quando noi vediamo 30 gradi a inizio o fine maggio, inizio giugno e poi ci aspettano 10 giorni di pioggia, insomma, giornalisticamente sembra proprio un'inversione di tendenza. Don Antonio Mazzi, buongiorno. Eccolo, per me invece non è un'inversione di tendenza, ma la tendenza deve essere quella che la gioia è una medicina potente. Ecco dove dobbiamo andare. La gioia, che è una medicina potente. Fantastico. Ecco, dobbiamo andare verso quella. Verso la gioia. Verso. Grazie Don, a presto. Ciao. E adesso abbiamo un ospite che accogliamo con grande piacere, è il vice direttore di Sky TG24, è in onda in questi giorni con pillole di recovery e quanti di noi vorrebbero provare a capirne anche un po' di più di questo recovery in arrivo, di tutto questo denaro che sta arrivando anche al nostro paese. E allora diamo subito la parola e salutiamo Alessandro Marenzi. Grazie Alessandro per essere con noi, buona giornata. Buongiorno a tutti voi, grazie a voi. Buongiorno Marenzi, allora vorrei partire da un aspetto che mi ha molto colpito, se non sbaglio nella seconda clip, no? Della seconda serie di pillole di recovery, una frase che sentiamo ormai molto spesso, una frase ricorrente, ce lo chiede l'Europa, perché effettivamente insomma nel caso del recovery l'Europa si chiede molte cose, ma in molti casi sono obiettivi che ci eravamo fissati da molto, penso alla giustizia civile, alla burocrazia, al fisco, partiamo da qua, ce lo chiede l'Europa. Sì, l'Europa spesso ci chiede cose ovvie, perché che un processo non debba durare 7 anni, insomma, non è che dobbiamo aspettare l'Europa per farcelo dire, ce lo diciamo da soli da decenni, ma forse pure di più, perché se uno va a fare delle rassegne stampa, sono molto interessanti, adesso che ci sono tutti gli archivi consultabili a livello digitale, trovare le stesse identiche cose dette in epoche insospettabilmente lontane. Quindi sì, spesso l'Europa ci chiede ovvietà totali, che non puoi avere 100 miliardi di evasione fiscale l'anno, non è che deve essere un burocrate di Bruxelles, un tedesco, un austriaco a dircelo, possiamo dircelo anche da soli. Il problema è che poi non riusciamo a risolvere il problema. A questo giro c'è una variabile in più, cioè il fatto che a quelle cose spesso ovvie che ci chiede l'Europa è legato anche il giudizio per darci o no quei famosi 200 miliardi. Quindi forse stavolta possiamo avere un po' più di fiducia e di ottimismo in più per quello. C'è un motivo contabile molto stringente. E significativo. Senti, invece un'altra cosa molto importante è far capire alle persone che in realtà questo mondo un po' cambierà e sta cambiando anche attraverso questo denaro, ma non per il denaro in sé, ma per quello che provocherà ricaduta poi su quello che accadrà, nuove professioni, nuovi modi di vivere, nuove abitudini. C'è un quadro che puoi diciamo dipingere diciamo in maniera sintetica, perché capiamo che il tema è molto ampio. Sì, il fatto è che per come è fatto il Recovery Fund, cioè tutto il sistema europeo di finanziamenti post-Covid, e per come è fatto anche il nostro piano, no? Recovery Plan, cioè quello poi nazionale, è tutto molto concentrato, quindi in pochi anni, nelle intenzioni e negli obiettivi, bisogna fare cose che cambiano dal profondo anche le nostre abitudini, e quindi riguarda proprio tutti noi, dobbiamo cambiare noi anche il modo di approcciare certe cose. Faccio due esempi, uno è quello della cultura digitale, perché vada tutto in porto, dobbiamo proprio noi come italiani aumentare moltissimo la nostra propensione a usare gli smartphone, i computer,
per approcciarci alla pubblica amministrazione, ai servizi, eccetera. Il paradosso è che noi italiani adoriamo gli smartphone, adoriamo i computer, adoriamo internet, ma meno quando c'è magari da consultare l'Agenzia delle Entrate o l'INPS. Invece dobbiamo abituarci a farlo, perché se non lo facciamo entro pochi anni, molti degli obiettivi che si pone il governo e per cui prende i soldi non possono essere realizzati. Non puoi digitalizzare una pubblica amministrazione se i cittadini non la usano. Oppure gli studi, no? Se facevi giustamente riferimento alle professioni nuove, bisogna approcciarsi in modo diverso agli studi, bisognerà privilegiare alcuni tipi di corsi universitari che daranno più possibilità di trovare lavoro, perché alla fine, se uno vuole sintetizzare in estremo, tutto il recovery plan consiste nello spendere soldi per fare in modo che i nostri figli trovino lavoro. Questa è in sostanza la questione, e che vivano anche in un ambiente migliore di quello che abbiamo adesso. Quindi è un modo per fare in modo che si facciano cose che generano lavori nuovi, sostenibili, tecnologicamente avanzati. Marinzi, sempre nell'ottica che voi vi siete posti, molto bella, no? Di spiegare il recovery, ma di farlo in modo estremamente semplice, accessibile, in una forma che sia accessibile a tutti, rispondete anche a un'altra domanda. Va bene, ma questi miliardi che arrivano sono un regalo o sono un prestito? E la risposta che date è un po' e un po'. Sì, una parte sono prestiti. I prestiti sono facilissimi da capire, te li danno, li devi ridare, come fosse un mutuo, lì c'è poco da spiegare. Ovviamente a condizioni migliori di quelli che noi avremmo come paese se andiamo a chiedere i soldi come facciamo di solito, cioè ai mercati, perché i mercati ci chiedono interessi più alti, perché dobbiamo restituirli in meno tempo, insomma tante cose per cui farseli dare dall'Europa è comunque più conveniente. Poi c'è tutta un'altra parte che si chiama fondo perduto, lo sentite dire spesso questo fondo perduto. Il fondo perduto sembra che siano regalati, non è esattamente così, perché ci saranno dei meccanismi per cui alla fine anche quelli in qualche modo si ripagheranno, non tutti. La vera differenza è che fino a oggi, o perlomeno da molti decenni, l'Italia è stata abituata a dare all'Europa più di quanto poi riceveva indietro come fondi europei, perché noi siamo un paese relativamente ricco rispetto ad esempio a quelli dell'Est Europa, quindi pagavamo il conto anche per loro. Con questo Recovery Fund, siccome noi siamo stati colpitissimi dal Covid più di altri, invece si inverte, adesso noi riceviamo di più di quello che diamo, quindi alla fine il conto è positivo, ma durerà negli anni, nei decenni. Ancora una battuta prima di salutarci, perché c'è tutta la tematica anche del trasporto, di come ci muoveremo. Siamo partiti decenni fa con il modo di andare in giro anche con il sistema in sharing, la sharing economy. Adesso si parla molto di elettrico, tutto che denari verranno messi anche per migliorare il parco auto in circolazione, magari farlo diventare un pochino più elettrico. Di che numeri stiamo parlando, Alessandro? Sono numeri enormi. Innanzitutto ci sono due tendenze. Una è quella di non farci muovere, cioè se tu digitalizzi la pubblica amministrazione eviti che uno debba uscire di casa a fare una coda per una scartoffia. Quindi diciamo che la prima cosa è fare tutto un insieme di investimenti per evitare di farci muovere a vanvera, diciamo, per cose che non servono in realtà a nulla. Poi invece per quello che è lo spostamento vero, allora sì, lì si vuole dare un impulso una volta per tutte, diciamo, il boost iniziale, come si dice, mettendo soldi pubblici per finanziare quelle tecnologie che altrimenti adesso sono ancora troppo care e quindi ci metterebbero un bel po'. Pensiamo appunto a tutto quello che riguarda la mobilità elettrica, che non è solo poi la mobilità nostra urbana. Io faccio l'esempio, ad esempio, nelle nostre pillole di recovery dei trattori. Per far cambiare i trattori e prenderne di meno inquinanti bisogna dare un incentivo pubblico, se no l'agricoltore non spende il doppio, anche giustamente dal suo punto di vista, per prendere un trattore a biometano. E quindi da una parte appunto smart working, digitalizzazione per non farci muovere inutilmente, dall'altra invece tutte le nuove tecnologie che necessitano di investimenti pubblici per partire, per farci muovere quando lo desideriamo e quando serve in modo più efficiente. Ci sono tanti esempi concreti veramente che permettono alle persone di avvicinarsi a questi temi che insomma molto spesso appaiono come distanti, difficili, complicati da capire. Grazie a Alessandro Marenzi, vice direttore di Sky TG24, come detto in onda con pillole di recovery. Recovery Fund ha spiegato in modo semplice. Buon lavoro e grazie, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Siamo molto felici di dare il buongiorno, bentornato naturalmente a Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, ospite questa mattina nei nostri studi. Ciao Igor.
Ciao Enrico, ciao Giusy. Buongiorno, ciao, buongiorno, è tornato naturalmente, ormai gli ascoltatori sono abituati alla tua presenza quindicinale il martedì e anche alla diversità di temi che man mano andiamo toccando. Allora, oggi vogliamo tornare in qualche modo al tema centrale che è Foodie Expo, che è appunto l'area dove oggi sorge tutto questo nuovo grande progetto che è di Mind e Arexpo, ed era nutrire il pianeta energia per la vita, questo era il tema. Quindi parliamo un po' di food e come, in che modo Mind e Arexpo si sono collegati al tema del cibo. Ma diciamo intanto che quel titolo per Expo fu vincente, nel senso che oltre 20 milioni di visitatori vennero a Milano proprio perché da un lato riconoscevano all'Italia un primato mondiale nel cibo e poi perché l'alimentazione è un tema sempre più importante. Alcune ricerche ci dicono che più di 11 milioni di persone muoiono ogni anno per problemi legati a una scarsa alimentazione, una cattiva alimentazione, e una ricerca sul 2020 condotta dal Gemelli ci dice che in Italia quasi metà della popolazione è a rischio obesità, con tutti poi i problemi che, come dire, questo può generare. E quindi il tema alimentazione, il tema food è un tema fondamentale, e noi come Mind continuiamo a dare attenzione a quel tema in due modi. Da un lato con delle sperimentazioni, poi se volete vi racconto un po' cosa stiamo facendo, ma dall'altro recuperando tutta quella che è l'area verde di Mind. Perché è vero che oggi il Milano Innovation District è un grande cantiere. Infatti c'è l'area verde, ma dove? Ma come? Ma cioè, in realtà ce n'è tanta. Ce n'è. Perché è un cantiere però in mezzo al verde. Assolutamente, cioè quindi. È un'area grandissima, un milione di metri quadrati, e quindi al di là delle grue, delle ruspe e dei nuovi edifici che stanno crescendo, abbiamo tutta un'area verde, e in particolare c'è la collina mediterranea. Non so se ve la ricordate, ma è un'area molto vasta che era stata preparata per Expo e che ha tantissimi ulivi, tantissime piante mediterranee, e noi lo scorso anno, e qui mi pregio di omaggiarvi, abbiamo voluto valorizzare quegli ulivi per avere la prima produzione di olio extravergine di oliva di Milano. E quindi cioè, l'olio di Expo, l'olio di Mind. È l'olio di Mind, l'olio di Milano. Io mi pregio di donarvi. No, ci onora bottine. Veramente questo omaggio. Deve essere il primo olio di Milano. È il primo olio di perché Milano. Non ci sono direi precedenti. Direi di sì. È il primo olio di Milano e sono state prodotte più o meno 100 litri, quindi non parliamo di grandi produzioni, ma parliamo di una produzione dal valore simbolico e dal valore comunicativo, e quindi anche a Milano si può produrre olio extravergine di oliva, e valorizzare Expo e tutto ciò che fu creato per Expo per noi è importante perché è una tradizione che poi ci porta nel futuro. Quindi, e non è solo una tradizione, no? Appunto, un valore. Raccogliere il testimone di Expo Milano 2015, raccogliere il testimone di quei temi, cioè continuare a occuparsi di alimentazione ampliando il raggio, che cosa significa? Significa in fondo avere a cuore il benessere delle persone. È così, al di là poi del recupero della collina mediterranea e dell'olio, noi stiamo portando avanti dei progetti molto importanti con partner come l'Università Statale di Milano, come l'Auxologico, l'Istituto Auxologico, perché abbiamo un progetto che si chiama Mind Foods Hub, per cui noi stiamo lavorando in campi veri e propri, in farm verticali, che hanno, grazie al 5G, fondamentalmente un campo virtuale, cioè abbiamo un controllo totale della coltura che stiamo facendo in quel campo, che è volta a, da un lato, avere fondamentalmente delle banche dei semi, diciamo così, per preservare la biodiversità, ma anche per andare a avere produzione di vegetali e derivati che poi ci consentono di costruire dei piani nutrizionali per le persone adeguate alle singole persone, quindi riuscire ad arrivare verso quella che viene definita nutrizione di precisione, cioè ognuno di noi potrà avere un'alimentazione personalizzata specifica che aiuterà nella crescita, nell'alimentazione e nel come dire, aiutare uno di noi al benessere. Ecco, già oggi Mind fa questo. Attraverso le tecnologie, attraverso i partner che abbiamo, proprio perché è importante vivere l'alimentazione come un valore, qualcosa che ci può far vivere meglio in Italia e nel mondo. Potrebbe diventare attrattivo anche per il mondo del food un tipo di studio come quello che state facendo, un tipo di cultura così specifica, no? Magari a un certo punto vi si apre un'altra scuola, magari proprio dedicata all'agricoltura, al nuovo modo di affrontare le colture. Potrebbe essere anche un progetto futuro. Il food è uno dei temi già immaginati, non solo per l'Università Statale di Milano, che già su questo vuole dire ha delle facoltà dedicate, sempre, sì, ma anche per Human Technopole e anche per gli ospedali presenti sul sito,
e per le imprese private presenti sul sito, perché è uno dei temi del futuro. Mind è un distretto che ha come verticali specifiche le scienze della vita, e all'interno delle scienze della vita c'è tutto il tema dell'alimentazione, della nutrizione di precisione, e quindi sicuramente è uno dei temi che saranno fondamentali per il nostro distretto. Ecco, prima abbiamo parlato di questo cantiere che abbiamo avuto anche l'occasione, la possibilità, il privilegio di visitare, il cantiere insomma del luogo in cui sorgeva proprio Expo Milano 2015. Abbiamo detto adesso è un cantiere immerso nel verde. Ci racconti qual è il prossimo obiettivo, proprio tangibile, il prossimo step che farete nella, insomma, nel concretizzare Mind, che è un progetto molto ambizioso. Ma parlando di verde, sono due le tematiche che mi piace raccontarvi. Una delle prime cose che faremo a breve è smantellare il decumano, che sembra un qualcosa di negativo detto così, invece è una cosa meravigliosa, perché al posto del decumano, che è un chilometro di cemento, e oltre di cemento, avremo il parco lineare più lungo d'Europa, perché tutto quel decumano, quel viale che era cemento, diventerà verde, diventerà parco. Quindi questa è una delle prime cose che faremo. La seconda è rivalorizzare i canali costruiti per Expo, perché Expo diventa Mind, e Mind avrà più di metà dell'area di quei milioni di metri quadrati di parco verde blu, cioè parco verde come lo classifichiamo, e acqua. Quindi queste sono le due cose più importanti che andremo a fare nei prossimi mesi, per poi far sì che Mind diventi un luogo aperto alla cittadinanza, dove sia bello vivere, passeggiare, venire con le famiglie, fare sport, stare all'aria aperta. Tu devi sapere che di martedì in martedì naturalmente ci racconti queste cose, e gli ascoltatori dicono: quando possiamo andare? Quando si può entrare in quel posto meraviglioso? Un orizzonte glielo diamo, 2022? 2022 è una data realistica perché per fine 21 avremo le prime imprese presenti nel Mind Village, quindi i primi edifici rigenerati, edifici di Expo rigenerati per ospitare le prime imprese private. Human Technopole è già presente, noi siamo già lì, diciamo che apriremo nel 22 le prime aree alla cittadinanza. Che bello. Molto bene, ci lasciamo con questo orizzonte temporale molto molto ambizioso, e non potrebbe essere altrimenti. Grazie a Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, grazie per questo omaggio, lo facciamo grazie vedere dell'olio e naturalmente Olio Mind, che meraviglia. Ci ritroviamo presto in questi studi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Torniamo alla strettissima attualità, lo facciamo con Giovanni Perria che ci ha raggiunti in studio. Torniamo sulla questione di Saman Abbas. Questa mattina ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera il fratello di Saman, e insomma il suo racconto sta rendendo molto chiari i contorni di questa storia che fino a qualche giorno fa sembrava averli molto meno precisi e definiti. Sì, un racconto che il sedicenne ha fatto agli inquirenti, raccontando i minuti drammatici appunto di quello che sarebbe avvenuto alla ragazza che, lo ricordiamo, è scomparsa dopo aver tentato di ribellarsi al matrimonio combinato che voleva per lei la famiglia. Il ragazzo parla del ruolo di questo zio Danish, che avrebbe materialmente ucciso la giovane. Di questo ieri ha parlato tra l'altro il procuratore di Reggio Emilia, sostanzialmente come dire, superando l'ipotesi che la ragazza sia ancora in vita. Ha detto che l'ipotesi che la giovane potesse trovarsi in Belgio, come riferito appunto dai parenti della ragazza, è ormai destituita di ogni fondamento, quindi si continua a cercare il corpo della giovane. Si indaga ancora per omicidio premeditato, perché pare che appunto attorno a quello che pare essere un delitto di omicidio, ci fosse l'organizzazione proprio di questo zio, che peraltro era estremamente temuto anche dalla famiglia. Questo si coglie proprio nelle parole riportate oggi dal Corriere della Sera appunto sul ruolo che avrebbe avuto in questo delitto. La possibilità da parte degli inquirenti di ritrovare il corpo della giovane sono piuttosto remote, ma quest'oggi ripartiranno anche con l'utilizzo di alcuni strumenti che permetteranno di scandagliare il territorio attorno alla casa di famiglia. Lo sappiamo, ci sono dei filmati che individuano delle persone che ruotavano attorno alla casa, si tratta appunto di cugini e zio della giovane, con delle palle in mano, con degli attrezzi che sarebbero stati utilizzati proprio probabilmente. Questo bisogna sempre utilizzare il condizionale. E poi, Giovanni, c'è il fronte della madre anche, no? Perché da questo interrogatorio del fratello emerge anche il presunto ruolo che avrebbe avuto la madre, perché dal Pakistan lei avrebbe inviato i messaggi al figlio, rimasto proprio a Novellara, facendogli una richiesta precisa nei confronti di chi gli avesse eventualmente chiesto: ma dov'è tua sorella?
Sì, indicazioni che testimoniano appunto un ruolo della famiglia che non è del tutto estraneo appunto a quello che è successo, perché è vero che il ragazzo parla per esempio del padre in lacrime e affranto per quello che sarebbe successo alla ragazza, ma sicuramente come dire, la posizione della famiglia che avrebbe impedito o avrebbe voluto per la giovane il matrimonio è inequivocabile, cioè è chiaro che la famiglia ha un ruolo estremamente importante. La mamma avrebbe detto in una telefonata appunto che l'unica soluzione era l'omicidio, e quindi insomma già poter cogliere e confermare queste parole darebbero per certa diciamo l'implicazione dell'intera famiglia nella scelta poi di togliere la vita a Saman. Esattamente. È una vicenda veramente agghiacciante. Poi in queste ore, insomma, a parlare sono le parole del fratello, le abbiamo riassunte proprio noi con Giovanni Perria poco fa, parole che troviamo sì sul Corriere della Sera, che emergono dall'interrogatorio. Poi c'è questo video, Giovanni, che insomma sta circolando da diverse ore, mette veramente i brividi, lo zio e i due cugini con la pala. Mette i brividi, non va commentato. Sì, è assolutamente agghiacciante, perché soprattutto anche, come dire, la volontà di risolvere la questione, che evidentemente doveva essere considerata un'onta per la famiglia, la scelta anche dei modi, perché poi voglio dire, anche in questo l'efferatezza di questo delitto, se poi venissero confermate le ipotesi degli investigatori, è veramente terribile, considerando che era appunto una giovanissima che faceva sì, parte sì, della assolutamente. Famiglia. Ecco, per di nuovo per sottolineare questa figura dello zio, le parole del fratello di Saman sono incredibili. A un certo punto egli stesso dice: ho pensato di ucciderlo mentre dormiva, di uccidere lo zio mentre dormiva, visto quello che aveva fatto, ma poi ho pensato che sarei finito in prigione ed era meglio chiamare i carabinieri, e così è accaduto. Sì, e quel video che citavamo, insomma, dove si vedono i tre con la pala, sarebbe la prova, secondo naturalmente gli inquirenti, che insomma i tre si stessero dirigendo, no, a scavare la fossa dove poi avrebbero gettato il corpo della ragazza. Fin qui tutto ciò che sappiamo sul caso di Saman Abbas, che ci porta un'altra volta a Novellara in Emilia Romagna. Grazie Giovanni Perria della nostra redazione di Milano. A voi. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.